Ducati abbandona il Desmo. Stronzata enorme o idea geniale? Parliamone insieme. Probabilmente sono un motociclista atipico, non sono uno di quelli che legge ogni singola notizia motociclistica e soprattutto non sono uno di quelli che analizza scientificamente i numeri di ogni moto che viene rinnovata ogni anno e mezzo. Sì, insomma, non sono un fanatico, non ho l'abbonamento a ogni rivista e ogni sito internet che parla di moto. Forse questo fa di me un motociclista e chi fa così è un fratello biker. Capita ogni tanto però che qualche notizia catturi la mia attenzione, come ad esempio Kawasaki quando ha annunciato la ZX25R, una moto 250 a 4 cilindri in linea. E per chi non capisse perché questa notizia mi ha regalato una potentissima erezione, vi faccio sentire un piccolo esempio. E dopo aver visto questa notizia condivisa da Valens74 nelle storie di Instagram, ammetto di esserne rimasto abbastanza colpito. E la notizia che mi ha colpito è appunto Ducati che per il nuovo motore V4 Gran Turismo abbandona la distribuzione desmodromica. Ora, qui devo fare una piccola precisazione. Io, almeno per ora, non ho mai guidato alcun modello di Ducati e considero la frizione a secco più fastidiosa di un governo di destra. Quindi non parlerò di questa notizia per esperienza diretta, ovviamente. Sono però abbastanza motociclista da capire che il Desmo per Ducati è uno status, è un emblema. Quindi la prima cosa che ho pensato quando ho letto questa notizia è stata: Ducati, ma che cazzo fai? Prima però di partire con questa discussione, proverò a spiegare brevemente cos'è e cos'ha di diverso una distribuzione desmodromica rispetto a una distribuzione a valvole tradizionali. In un motore tradizionale, le valvole sono aperte da un albero a camme che, ruotando, le spinge verso il basso. La valvola poi viene richiusa da una molla. In un motore con distribuzione desmodromica, l'albero a camme comanda sia la fase di apertura che di chiusura della valvola, dato che la camma, invece di spingere la valvola verso il basso, ruota all'interno di due bilancieri. Queste sono le principali differenze fra i due motori. Come ogni cosa, il Desmo ha dei vantaggi e degli svantaggi. Un vantaggio è che grazie al Desmo il motore gira più forte, sviluppando quindi più potenza. Lo svantaggio è che il Desmo costa tanto da progettare e da mantenere. Comunque sia, in descrizione vi lascio qualche link utile per capire meglio cos'è questo motore Desmo. Sicuramente c'è qualcuno che lo spiega meglio di me. Quindi, veniamo al dunque di questa discussione. Come tanti altri, all'inizio ho dato un po' la colpa alla dirigenza Audi, che con questa mossa economica ha inferto un duro colpo all'anima di Ducati. Poi però ho fatto una cosa che tanti ignoranti non fanno. Mi sono un po' documentato e dopo aver letto qualche articolo sono arrivato a una conclusione. Progettare un nuovo motore a valve tradizionali è un'ottima idea. Ora già vi vedo nei commenti che mi date dell'imbecille perché sono un traditore della genialità made in Italy, ma datemi giusto il tempo di spiegare la mia opinione. Pensiamo un po' a dove finirà questo motore. Già il nome ci dà una buona idea, Gran Turismo. E la conferma a questa idea ce la dà il fatto che questo sarà il motore che muoverà la nuova multistrada. La multistrada non è una super sportiva, è una moto con cui si viaggia e con cui si fa off-road. Non è una Panigale che serve a strusciagomiti al Mugello o una Street Fighter che serve a... Niente. La multistrada è un trattore da lunghe percorrenze. È una moto che ha più bisogno di coppia che di velocità massima. Quindi un motore a valve tradizionali è la scelta più logica. Un motore Desmo gira sì più forti, ma in un contesto turistico o in off-road è completamente inutile, dato che questi sono contesti in cui il motore gira piano. Pensiamo ad esempio all'autostrada. In quel caso si mette la moto in sesta, il motore gira piano e diventa efficiente consumando pochissimo. In quel caso la priorità è arrivare lontano, non arrivare presto. Pensiamo anche all'off-road. In quella situazione le velocità non sono elevate e i momenti in cui il motore gira più forte è quando magari diamo un colpo di gas per superare un ostacolo. E in questi casi il motore Desmo non viene sfruttato. La distribuzione desmodromica poi deve essere controllata ogni 24.000 km e stando a quello che ho letto un po' in giro non è nemmeno un intervento così economico. La manutenzione al nuovo V4 Gran Turismo va fatta ogni 60.000 km. E a qualcuno magari sembra un numero piccolo, però vi faccio un'idea. La mia moto ha più o meno 70.000 km e conosco persone che in quel chilometraggio la moto la cambiano due volte. Però mi sono immaginato altri vantaggi che possono arrivare da questo cambio di direzione. Ad esempio, una moto che non ha bisogno del Desmo non ha bisogno di supportare i costi del Desmo. Quindi si può fare una moto a un prezzo più competitivo. Così facendo Ducati potrebbe aprire a quella fetta di mercato che magari la Ducati nel garage la vuol mettere, ma per pure questioni economiche non può farlo.
O comunque sia, senza il Desmo la spesa iniziale può essere anche alta, ma grazie a un costo di manutenzione più basso potrebbe invogliare quei clienti che magari fanno il sacrificio di fare la grossa spesa iniziale, ma che poi sono rassicurati da un costo di manutenzione paragonabile ad altre moto. E questo ragionamento si può applicare non solo alla multistrada. Ho anche pensato a una specie di ideale utopistico, ovvero Ducati potrebbe sfruttare questo motore più economico per creare una moto anche super sportiva entry level. In questo modo potrebbe competere con le varie R6, con le Ninja, con i CBR, creando quella porta di accesso perfetta per i nuovi clienti, che magari oggi comprano la entry level, ma che un domani potrebbero passare a una moto che ha tutto il prestigio e le caratteristiche tipiche di una Ducati, quindi a un motore Desmo. Potrebbe essere un po' il gioco che fa Apple con l'iPhone. Magari qualcuno compra l'iPhone come primo prodotto di quel marchio, ma poi viene conquistato da quel mondo, da quell'ecosistema e poi passa a Mac, iPad. Ma questo è solo il sogno di una persona che le Ducati le ha solo viste e mai guidate. Ovviamente ho letto tanti commenti di ducatisti puristi integralisti che accusano la dirigenza Ducati e Audi di aver ucciso l'anima di questo marchio eliminando prima il telaio al traliccio, poi la frizione a secco e ora il Desmo. Per queste persone avrei giusto un paio di osservazioni. Primo, nessuno vieta a Ducati di mantenere entrambi i motori e usare quello desmodromico per le moto che se lo possono permettere, come ad esempio la Panigale o la Hypermotard, e usare questo motore Gran Turismo per le moto più tranquille, come ad esempio Multistrada, Scrambler o Diavel. Secondo, voi che vi riempite tanto la bocca con questo Desmo, siete proprio sicuri di sentire la differenza che fa il Desmo in un contesto stradale? Secondo me no. Bene, queste erano le mie impressioni su questa notizia da parte di Ducati. Ora però voglio sapere la vostra. Ducati ha fatto bene? Ha fatto male? E secondo voi cosa sta facendo in questo caso? Segue l'innovazione o segue solo i soldi? Mi piacerebbe sentire la vostra, soprattutto se siete ducatisti. Quindi ci vediamo nei commenti. Bene, il video finisce qui. Se quello che faccio vi piace, iscrivetevi e cliccate la campanella. Per chi invece è già iscritto, ci vediamo al prossimo video.